Allo stadio Raffaele Guariglia di Agropoli sfida testa a coda tra la formazione Delfina di Esposito e il San Vito Positano di Cuomo. Al quinto minuto punizione dal limite di Natiello, palla fuori di poco. Un minuto dopo bello scambio tra Graziani e Tandara, il tiro di destro del rumeno termina fuori. All'ottavo ci prova ancora da piazzato Capozzoli, ancora palla sul fondo. Ancora Agropoli arrembante al nono minuto con un tiro dal limite di Graziani, palla deviata in corner da Carezza. Al quattordicesimo punizione a giro di Carezza per gli ospiti, palla fuori di poco alla sinistra di Capone. Al ventesimo sospetto contatto in area ospite tra Tandara e Terminiello, l'arbitro lascia proseguire. Al ventitresimo ancora ci prova da fuori Masocco, centrale il tiro, raccoglie Iaccarino. Dopo 13 minuti equilibrati, al 36esimo i Delfini la sbloccano con Tandara. Abilissimo il centravanti di Esposito a correggere il tiro cross di Graziani con un preciso colpo di testa che si infila alle spalle di Iaccarino. Non accade più nulla fino alla fine del primo tempo, che termina con l'Agropoli meritatamente in vantaggio. Nella ripresa, al 49esimo, bella palla di Natiello per Pappalardo, ma il terzino sbaglia. Al 52esimo Masocco, dopo aver raccolto dai 35 metri, scagliava un tiro fiondato di destro, palla fuori. Al 56esimo si fa vedere il San Vito Positano dalle parti di Capone con un tiro centrale di Ranieri senza grosse pretese, palla bloccata dal portiere Delfino. Al 68esimo sempre da fuori ci prova la squadra di Cuomo con una punizione di Di Biase, blocca Capone. Al 74esimo Graziani prova il gran gol da metà campo, palla che esce di poco. Al 75esimo ospiti in 10 per l'espulsione di Carfora, il classe 92 si fa cacciare per proteste nei confronti del direttore di gara. All'84esimo tiro dal limite violento di Tenneriello, Capone respinge sulla ribattuta di Di Biase e fuori gioco. All'88esimo bella palla di Masocco per Limatola che tenta un lob bloccato da Iaccarino. È l'ultima occasione di una partita non bellissima dal punto di vista della spettacolarità. I Delfini conquistano però la cosa più importante, i 3 punti, che li mantengono in vetta alla classifica in coabitazione con l'Audax Cervinaria, vittoriosa in casa per 3-1. Risultato di 1-0 per l'US Agropoli, meritato, però la squadra non ha brillato. Meritato perché noi abbiamo fatto la partita dall'inizio alla fine, meritato perché il San Vito Positano credo abbia avuto un'occasione e poi qualche mischia nella fase finale. Sono le scorie della sconfitta di sabato scorso. Verso la fine della partita, paradossalmente, sul vantaggio e sulla superiorità numerica è subentrato un po' di paura di vincere, cosa che potrebbe essere normale visto che quello che è successo sabato scorso, ma che a noi non deve succedere. Noi dobbiamo tornare ad essere la squadra sbarazzina che è stata fino alla partita di Castel San Giorgio. Abbiamo visto un Natiello un po' più sulla fascia, magari se avesse giocato un po' più centrale avremmo avuto più occasioni. Invece no, avevo chiesto io a Natiello di stare più sulla fascia perché loro giocavano con un 5-3-2 e quindi presidiavano molto bene la zona centrale del campo. E avevo chiesto di allargare il gioco per sfruttare i 2-1 in fascia, Natiello Pappalardo da una parte, Graziani Capozzi dall'altra, per poi o andare al tiro o mettere palla in mezzo per i nostri attaccanti. Invece per quanto riguarda Camanà, è uscito per infortunio oppure insomma ha preferito Manzillo per altri motivi? No, ha avuto un problema muscolare e chiesto il cambio. Che comunque ha giocato bene, dobbiamo dirlo. Manzillo è un giocatore che si presenta da solo, non tocca a me farlo conoscere. Parliamo della prossima sfida dell'US Agropoli. Contro il Solofra, che è una squadra che cerca disperatamente punti per tirarsi fuori da una posizione di classifica che probabilmente non merita, perché l'organico è di tutto rispetto. La prova, la buona prestazione è il risultato positivo, non è solo un risultato positivo, anche la buona prestazione che ha fatto ieri contro il San Tommaso, che è un'ottima squadra. Quindi sarà un'altra partita difficile, come saranno difficili tutte le partite che restano da giocare da qui alla fine del campionato. Scenderà in campo con gli stessi uomini di oggi o cambierà qualcosa? Sicuramente cambieremo qualcosa.